dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS. Continua l'opera di recupero del demanio. Sentiamo. Chissà quante volte, viaggiando per l'Italia, vi siete imbattuti in vecchie costruzioni abbandonate, ma dal fascino innegabile. Un faro ritto sulla scogliera o una semplice casa cantoniera. Da qualche anno lo Stato ha messo in moto un meccanismo virtuoso per far tornare a vivere quelle strutture, affidandole a privati che le convertono ad un uso pubblico, prevalentemente turistico. E così, fra i beni già assegnati in concessione, svetta ad esempio la Torre della Bastiglia di Serramazzoni, in provincia di Modena, un fortilizio risalente all'undicesimo secolo. Diventerà un polo culturale e gastronomico del territorio, ospiterà anche un presidio slow food, mentre gli ultimi due piani, dai quali si gode una vista spettacolare, diventeranno una stanza delle meraviglie. Altro esempio, la vecchia casa del fascio di Rho, vicino a Ferrara, collocata su un'asse ciclabile per almeno 9 anni, tanto durerà la concessione gratuita, costituirà un punto di riferimento sicuro per i cicloturisti che vi troveranno un'officina per le riparazioni, un punto di noleggio, ma anche di incontro. Bene, che vanno venduti perché altrimenti vanno tutto a gamba all'aria. Vorremmo tutti che ci fosse fatto, non so, qualcosa, qualche lavoro o perlomeno usata in un modo diverso e non lasciata al degrado totale, ecco. Non tutti i bandi degli ultimi anni sono andati altrettanto bene. Grande successo per quelli riguardanti i fari e le torri di avvistamento sulle coste, male invece per le case cantoniere. Ma lo Stato non demorde, i lotti non assegnati verranno riproposti con diverse modalità. Oggi si sono chiuse le offerte per 16 nuovi lotti riservati alle società costituite da persone sotto i 40 anni, ma il lotto più bello, il castello di Blera in provincia di Viterbo, andrà all'asta il 20 aprile.